Abbiamo fortemente voluto questo evento giovanile dello sport italiano, questa grande rassegna, che fosse nelle Marche. La scelta poi della città di Senigallia è stata secondaria rispetto al nostro desiderio. Perché le Marche? Le Marche è un fatto di sport molto importante. Qui ci sono società storiche, ci sono atleti che hanno conquistato grandi risultati a livello internazionale, c'è una realtà sociale e sportiva molto forte e quindi ritenevamo che fosse giusto venire in questo territorio. Ricordiamoci inoltre che l'evento è anche un fatto culturale per i nostri giovani. Le Marche rappresentano un patrimonio artistico eccezionale, rappresentano uno dei posti credo più belli d'Italia e quindi portare anche i nostri giovani in territori che forse difficilmente hanno visto prima per motivi di carenze turistiche e familiari, per noi è un fatto che associa l'evento sportivo in sé e associa anche l'effetto di cultura e di socializzazione dei ragazzi. Ecco perché le Marche. Fondamentale per noi che le cose vengano fatte bene, perché è un evento impegnativo da un punto di vista organizzativo e anche qui abbiamo delle garanzie perché le capacità organizzative del territorio a livello di persone, a livello di istituzioni è un fatto molto prezioso. Non è la prima volta che il CONI arriva nelle Marche, ma insomma sport, Marche sono due cose che vanno molto spesso di pari passo, non soltanto ai livelli più alti, no? Pensiamo alle medaglie olimpiche, pensiamo ai risultati sportivi di grande livello, ma anche nel movimento giovanile, quello che viene dal basso. Certo, le Marche hanno una grande storia sportiva di risultati olimpici, dico i risultati sono quelli pesanti, le medaglie olimpiche, grande storia. Questo del trofeo CONI che abbiamo assegnato lo scorso anno alla Regione Marche è una nuova sfida, è una sfida non diciamo imperniata fortemente sull'evento agonistico, ma vuole essere un momento culturale, sociale, di fratellanza, di unione, perché verranno i ragazzi giovani da parte di tutta Italia, avranno l'opportunità di conoscere questa bellissima terra, le sue peculiarità storiche, artistiche, culturali e diciamo che è un momento anche di formazione per i ragazzi che hanno nelle varie regioni diverse culture. Io sono certo che la Regione Marche, che è una regione consolidata sotto l'aspetto organizzativo, farà al meglio per i ragazzi, per i giovani. La nostra aspettativa è che questi giovani tornino nelle loro terre di origine portando un bel ricordo di questa regione, arricchiti e principalmente che si siano divertiti nello spirito con un evento a tema sportivo come il Trofeo CONI 2017. Dal punto di vista sportivo che evento è però? Da un punto di vista sportivo viene definito da noi dirigenti che apparteniamo alla famiglia del CONI una mini olimpiadi, in quanto vede il coinvolgimento di pressoché tutte le discipline sportive, pertanto sono tutte quante rappresentate, ci sono le rappresentative a livello regionale, pertanto alla fin fine quelli che vincono veramente una piccola olimpiade, pertanto serve sì per quanto riguarda la competizione, ma secondo me l'aspetto che dovrà essere più importante, quello che secondo me deve essere prioritario, è proprio la promozione dello sport a quella fascia di età dove molto spesso i ragazzi possono anche decidere di abbandonare la pratica sportiva.